Ciao a tutti, con tantissima emozione e altrettanta gioia annuncio l'inizio di questa nuova avventura della nostra web radio, la web radio di Informiamo Pollena Trocchia. Siamo in diretta, ragazzi, scusateci per l'emozione e per gli eventuali gaffe che sicuramente non mancheranno. Per noi questo è un sogno che si avvera perché stiamo lavorando a questo progetto già da un bel po'. Essere qui in diretta con voi tutti è davvero un qualcosa di eccezionale per noi. Ringraziamo coloro che ci stanno ascoltando in questo momento e i tanti che ci seguono con tanto affetto. Raga, siete davvero tanti, non ce l'aspettavamo quando abbiamo iniziato il nostro blog. Abbiamo superato anzi le 14.000 pagine visitate in pochissimi mesi. Ci mandate tante email, tanti messaggi, ci circondate di affetto e ci spronate a fare sempre meglio. Grazie mille a tutti. Mandiamo in onda ora la prima canzone, si intitola Nudi al gelo. L'artista è Francesco Annunzi e questa è la colonna sonora che ci ha accompagnato nella progettazione di questa web radio, che noi stiamo lavorando a questa web radio già da luglio. Nelle caldi giorni d'estate ci ha accompagnato nella programmazione di questa web radio. Buon ascolto. Ricordi chiari, un retrobusto demodé, quella beata giovinezza di illusioni e di noi due, che non sembra strano che adesso non ci sia, prima ci appartiene e poi non c'è mai stato niente, e mi manca l'aria e corro verso te. La scena madre di un romanzo che non abbiamo neanche scritto e si cambia aria, ma torno già da te e ci incontriamo a metà strada. E ora che sei qui e chiedi come mai quel famoso treno non si ferma, mentre fumi un'altra sigaretta, si sta un po' così, nudi al gelo e poi ci si riveste senza urlare, ciò che tieni dentro a farti male, ti fa male, sì. Un sorso ancora e i pensieri vanno giù e si perdono nella gola come fossero acqua fresca, e quanto è fredda la maniglia di una porta sempre chiusa, da quanto tempo non si posa una mano su di lei. Tempo che è già inverno e le foglie non son più, tempo che è passato e non tornerà per me. Prova, Siamo dentro il prova. giro e non ne usciremo più, ma mi manca il senso, sì, mi manca, penso, e ora che sei qui chiedi come mai quel famoso treno non si ferma, mentre fumi un'altra sigaretta, si sta un po' così, nudi al cielo e poi ci si riveste senza urlare, ciò che tieni dentro a farti male. Non farti spaventare dall'imminenza del domani, perché domani sarà. Ma a noi che ce ne importa se sarà domani, che tanto sarà uguale un domani come oggi, se lo si affronterà un po' più vicini. E ora che sei qui e chiedi come mai
quel famoso treno non si ferma, mentre fumi un'altra sigaretta, si sta un po' così, nudi al gelo e poi ci si riveste senza urlare, ciò che tieni dentro a farti male, quando tutto il mondo riderà di noi, perché non avremo gli occhi asciutti, perché non saremo stati forti, resteremo qui, nudi al gelo e spogli di rimorso e di vergogna, non ci passerà la voglia di essere così, di essere così, così nudi al gelo. Allora ragazzi, riprendiamo la linea. Spero vi sia piaciuta questa canzone. Passo la parola all'amico Carmine De Cicco, che ci parlerà della sua rubrica Eventi intorno al Vesuvio. Ciao Arturo, ti ringrazio per avermi ospitato qui questa sera nella web radio di Informiamo Pollenatrocchia. Ho notato che, insomma, per l'emozione del momento ti sei dimenticato di presentarti. Ovviamente chi segue il blog sicuramente ti avrà riconosciuto. Tu sei Arturo Cianiello, la mente del blog Informiamo Pollenatrocchia. È stata tua l'idea, però poi pian piano hai coinvolto una serie di ragazzi, fra cui appunto me, e come appunto mi hai chiesto, insomma, presento un po' la rubrica che tengo sul blog Informiamo Pollenatrocchia. La rubrica si chiama Eventi intorno al Vesuvio e diciamo è un titolo parlante, nel senso che fa capire bene quello che si prefigge, cioè di informare le persone circa gli eventi più importanti che ci sono intorno al Vesuvio, quindi nella zona vesuviana, ma non soltanto nella zona vesuviana, anche nei comuni limitrofi, perché spesso secondo me i giovani, anche i meno giovani delle nostre zone, tendono un po' a snobbare il territorio vesuviano, nel senso che spesso si allontanano, puntano subito a Napoli o comunque alle altre città per il divertimento. Invece comunque ci sono una serie di eventi, sia per quanto riguarda il divertimento vero e proprio, ma questo sicuramente lo saprà dire meglio Ale Dag, che fra poco diciamo presenterò, ma anche eventi di natura culturale, eventi diciamo che vanno dalla sagra diciamo del paese fino a qualcosa di molto più interessante, mostre e così via. Quindi diciamo settimanalmente sul blog scrivo un articolo che si occupa appunto di elencare gli eventi principali che ci sono nella settimana nel territorio vesuviano. Un'idea che spero possa essere apprezzata dai tanti amici che seguono il nostro blog, e in quest'ottica insomma mi sono segnato qualche evento, così stasera posso darvi qualche informazione, perché come dicevo prima si tende magari a snobbare un po' la zona vesuviana, ma la zona vesuviana è ricca di eventi. Pensiamo a tutti gli eventi che nel mese di ottobre ci sono alla distilleria di Pomigliano d'Arco, oppure al piano City Napoli, che è praticamente un contenitore di eventi musicali, che si terrà il prossimo fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, il 4, il 5 e il 6 di ottobre, nella città di Napoli. Ci saranno appunto una serie di concerti per tutta la città, che toccheranno anche Volla, in particolar modo l'Accademia Giuseppe Verdi. Sempre rimanendo in tema di musica, sabato sera presso il Relè Villa Buonanno a Cercola ci sarà Tratti e Ritratti, un altro evento musicale. Domenica 6 invece ci sta una mostra mercato a Portici, nella villa comunale di Portici. Il blog si chiama Informiamo Pollenatrocchia, quindi insomma a volte tendo a sbagliare, sono giustificato, sì, a volte tendo a sbagliare in questo senso. Continuando un po' con gli eventi, venerdì e sabato ci sono una serie di eventi legati alla festa di San Vito ad Ercolano. C'è la sagra della salsiccia a Casalnuovo in Villa Siani, e quindi insomma una serie di iniziative, una serie di appuntamenti che
perché chiedono soltanto di essere seguiti, chiedono soltanto di essere visitati. Questo ovviamente per limitarci un po' alla zona vesuviana, ma ricordiamo che nella città di Napoli comunque di eventi ce ne sono molti, molti altri. Ad esempio il prossimo 12 ottobre ci sarà la Notte Bianca al Vomero, quindi l'evento noto come Vomero Notte. Il 15 invece allo Stadio San Paolo giocherà la partita Italia contro Armenia, quindi è oltre 7, se non sbaglio, sono 6-7 anni che la nazionale italiana di calcio non viene alla San Paolo, quindi insomma gli amanti di calcio. A proposito di calcio, faccio un altro anticipo, qui abbiamo con noi un fra poco lo presenteremo, un esperto di calcio che insomma ci parlerà sul... Ci parla sul blog diciamo settimanalmente delle imprese del Napoli, quindi dicevo anche eventi sportivi come appunto quello che è in programma allo Stadio San Paolo di Napoli il martedì 15 ottobre. Però adesso non mi voglio dilungare troppo, non vi voglio tediare con il mio monologo e quindi insomma vado a presentare alle DAG, gli do un benvenuto nella radio insomma e insomma gli passo la parola. Grazie a tutti, grazie a Carmine De Cicco, grazie per l'applauso e grazie ad Arturo Ciannillo. Non era per te. Ah, grazie. Era per Carmine. Ringrazio Arturo Ciannillo per questa opportunità. No, meriti. Niente, come ha accennato prima, diciamo, Carmine, in pratica, come è risaputo da anni, comunque mi occupo, diciamo, di eventi nella movida, quindi in particolare quindi vesuviana, sia con Mocos sia anche prima che collaborarsi con questa azienda. E niente, Arturo Ciannillo mi ha dato quindi questa opportunità di occuparmi di una rubrica appunto dedicata alla movida, soprattutto perché, come diceva Carmine, diciamo negli anni si è sempre i giovani erano sempre costretti quindi a muoversi per chilometri e chilometri per cercare una serata danzante o meno, mentre negli ultimi anni, fortunatamente, grazie a qualche gruppo di giovani imprenditori, stiamo riuscendo comunque a permettere appunto ai giovani di divertirsi anche nel vesuviano. Ringrazio in particolare gli amici di Polna per il sostegno che hanno dato in queste 2 settimane in questo piccolo evento vesuviano che si è svolto quindi a Pomigliano, a Mastria Castello, che domani diciamo sarà l'ultima quindi aperitivo in versione estate, sperando poi di continuare in inverno. Quindi invito tutti gli amici, diciamo, del vesuviano e di Polna domani sera a farci compagnia per il Friday Aperitivo volume 3. Ne approfitto appunto per di passo la linea quindi a Arturo Ciannillo. Posso? Allora raga, ora mandiamo in onda la canzone di un nostro caro amico, Phil. La canzone si intitola Perfetto. Vorrei tu capissi quello che ora sto sentendo dentro, che mi porta a vivere ogni istante in cui io tento e non mi arrendo. Scavare dietro il mio sorriso senza preclusione, credo troverai l'immenso dentro. Prova ad ascoltare oltre le risate, le parole vuote di chi si crede perfetto. Perfetto, non stare lei alto a giudicare mai. Lo so che facile di smazzare, io son vivo, voglio amare, libero ogni mio tormento, sono sicuro e questo è il mio momento, giusto per sognare, per potermi riscattare, per amare, ce la posso fare. Wa-ah-ah-ah. Ti parlo, mi offendi, poi urlo, ti rendi, se scappo mi prendi, è un gioco di parti. Chi sono i vincenti? Chi sono i perdenti? Facile disprezzare, io son vivo, voglio amare, libero ogni mio tormento, sono sicuro e questo è il mio momento, giusto per sognare, per potermi riscattare, per urlare. Let's go.
Let me see what you can do. Yeah. Like what? Perfetto! Io credo in me e so che tu mai mi guarderai come io vorrei, non ce la fai. No, no, no. Yeah. Non mollo mai, combatto, sai. Yeah. Solo per me. Ti parlo, mi offendi, poi urlo e ti arrendi. Se scappo mi prendi. È un gioco di parti. Chi sono i vincenti? Chi sono i perdenti? Chi si è a giudicarmi? È solo emozione, è solo ammissione. È un gioco a reazione, è l'autossessione. Non hai solo esperto, il gioco si è rotto. Non incontro. Giusto per sognare, per potermi riscattare e per urlare. Perfetto, perfetto, perfetto. Eccoci di nuovo in linea, bella la canzone, Phil, complimenti, raga, seguitelo che merita. Ora, prima di tutto, prima di dimenticarmi, volevo salutare anche i tanti altri amici che collaborano con noi sul blog Informiamo Polena Trocchia, come Marco Aurema, Giovanna Fiengo. Ebbene, approfitto, visto che siamo in diretta, sarà simpatico, tra poco sentirete il citofono che sta salendo Carlo, quindi non sarà nessun problema tecnico. Ora passo la parola a Stefano Carnemolla, il nostro tifosissimo del Napoli, che cura la rubrica La Pagella del Carnemolla. Buonasera a tutti, sono Stefano Carnemolla, mi ha presentato Arturo, e diciamo che io curo appunto la pagella del Carnemolla. Non so se ci sono molte che mi seguono o non mi seguono, però io lo curo perché piace il calcio, ma soprattutto sono tifosissimo del Napoli. 7 anni di abbonamento, quest'anno purtroppo no, però, perché poco moneta. Però che devo fare? La crisi si sente purtroppo e vabbè, non fa niente. Però domenica ci sarò. Vi racconto anche un piccolo aneddoto. Mi hanno anche ringiovanito di 10 anni. Dal 27 febbraio 1983 mi hanno fatto nascere il 21 febbraio 1993. Diciamo che questa pagella è nata tutto come uno scherzo, diciamo un gioco. Un giorno Arturo mi chiama a casa, perché noi ci sentiamo, siamo quasi due fidanzati. Addirittura lui c'ha la promozione sul mio numero, figurate. E mi disse: Ste, ma vorresti fare questa cosa? Io, sì, vabbè Arturo, proviamo. Perché io in italiano non è che sono andato sempre bene. Quindi ci ho provato e sembra che va bene. Diciamo che comunque il Napoli, è vero che questa puntata è venuta dopo una sconfitta che il Napoli, diciamo, non pervenuto più che altro. Infatti la pagella ancora deve uscire, quindi aspettate che a momenti uscirà. Quindi, però in questo momento, diciamo, è un po' triste fare questa pagella, perché dopo la partita di martedì veramente non c'erano parole, diciamo. Però per il resto il Napoli comunque sta andando bene, siamo secondi in classifica, in Champions è tutto aperto. Io ho fatto un pronostico, noi vinciamo le due partite con il Marsiglia, il Borussia perde con l'Arsenal in 2 e noi siamo qualificati. Vi trovate, no? Perché siamo 6 punti, andiamo 6 punti avanti, poi vabbè, Borussia possiamo anche andare per prendere il pareggio, anche se è difficile. Però comunque dobbiamo sempre vedere che cosa succede. Inoltre, diciamo, questa pagella mi diverte, diciamo, mi fa sentire un po' giornalista più che altro. Però diciamo, mi diletto, poi non so se gli altri sono d'accordo, mi seguono, vi ripeto. Definirmi un esperto, Carmine forse prima è stato un po' troppo bravo a definirmi esperto, ma diciamo tifoso sicuramente. Insieme a me, oltre alla pagella del Carnemolla, nella sezione sport c'è anche Carlo Dorta,
che si occupa dello sport più in generale, io sono più focalizzato sul Napoli. Quindi, però, prima di passarvelo, volevo lasciarvi con un piccolo saluto. E chi non salta è il Juventino. Bene, ora può parlare Carlo. Buonasera, sono Carlo Dorta e insieme al Carne Molla curo la pagina sport, la rubrica sport del nostro blog Informiamo Pallena Trocchia. Oltre a curare, diciamo, notizie a livello nazionale e presto anche a livello internazionale, d'ora in avanti cureremo anche la nuova rubrica dedicata al memorial di Alessia Fardella, una ragazza scomparsa qualche anno fa per un incidente motociclistico, e insomma ci metteremo tutti i tabellini, le rose di tutte le tutte le squadre che parteciperanno al torneo. E è iniziato già da ieri c'è stata la prima partita del torneo e finirà il 15 di novembre, se non erro. Però diciamo, la data della finale sarà ancora, ancora da decidere, da stabilire. Adesso passiamo la palla ad Arturo Ciannillo. Carlo era arrivato in questo preciso istante, gli abbiamo passato subito la patata bollente. Raga, ora vi farò ascoltare una canzone che secondo noi, diciamo, è molto bella. Ed è un po', si chiama Lo Scorpione Ubriaco ed è in musica Manovella e parla praticamente di uno scorpione che non può abbracciare nessuno. C'è una metafora. Cioè, questa è la triste storia di uno scorpione ubriaco che è innamorato di una cicala. Dopo un suo abbraccio, la cicala non poté più cantare e lo scorpione non poté più amare. Tratta dall'album L'amore è cieco o ci vede poco. Un attimo solo, raga, il bello della diretta, ecco a voi. Vagava fra i sassi, yeah! Nelle spine dei fiori. Dannato dall'arcobaleno, sognava l'amor. Lo scorpione ubriaco, mentre beveva sentì una cicala cantare, già ebra di luce, felice così. Lo scorpione ubriaco lento si avvicinò e nell'accarezzare la cicala le zampe per sempre tagliò. Si è riempito di luce, scorpione ubriaco, poi di buio perché, scorpione ubriaco, dannato dall'arcobaleno ha perso l'amore. Si è riempito di luce, poi di buio perché, dannato dall'arcobaleno ha perso l'amore. La cicala seguì, abbracciato al suo amore, lui voleva cantare.
cantare, non soltanto morì. Lo scorpione ubriaco dentro al fuoco cantò, dannato dall'arcobaleno cantava l'amor. Lo scorpione ubriaco dentro al fuoco cruciò, dannato dall'arcobaleno, dannato dall'arcobaleno, dannato dall'arcobaleno, ma abbracciato al suo amore. Rieccoci in diretta dalla web radio di Informiamo Pollena Trocchia. Raga, la nostra puntata volge al termine, abbiamo quasi finito lo spazio che abbiamo a disposizione. Salutiamo, spero, i tanti che ci stanno ascoltando in questo momento. Possiamo anche dire buona la prima, speriamo non ci siano stati problemi audio. Tanti saluti da me, da Ale Dag, Carmine De Cicco, Carlo Dorta e Stefano Carnemollo. E ora raga vi salutiamo con una canzone che ci ha richiesto un nostro amico che vuole restare anonimo, dedicata ai politicanti di professione. La canzone si chiama Il re degli stulti, dalla corte dei folli. Ciao a tutti raga, alla prossima. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Sono morto da solo, sono morto con te, che hai comprato per poco la mia voglia di credere. Quando poi ti vedo camminare per la strada con il fare irriverente di chi ha smesso di soffrire, con la convinzione tua di spiegarmi come vivere, poi mi rubi l'aria, aria, aria, aria. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Certezza alcuna, punti fermi non ne ho, mi trovi tra nebbia di un presente da scoprire. Sono come spazzatura, quella che tu butti via, rifiuto il tuo rifiuto, qui non è differenziare. Non vedo tanta colpa nell'errore, tanto orgoglio nel sapere, sali pure sulla scala del valore, quella che è etichettato come valida. Una struttura solida ti porterà dal basso di una vita senza lume, segui mode di costume, quanti giorni persi al centro commerciale. Non ho ancora capito bene, 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 bene dove arriverà. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. 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 Degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito
che non aver capito è la sola verità.